cordiale saluto alla comunità greco-cattolica di Firenze e a tutti coloro che ci ascoltano. Ha affermato giustamente Giovanni Paolo II che il respiro culturale e spirituale dell'Europa vive di due polmoni, quello occidentale latino e quello slavo bizantino orientale. È proprio in quest'ottica che abbiamo, insieme alla casa editrice Apice, cominciato un lavoro di traduzione e di conoscenza nel mondo editoriale italiano di una realtà come quella ucraina, poco nota in Occidente, proprio perché spesso nel mondo occidentale ci si dimentica di questo secondo polmone europeo e ci si concentra, forse eccessivamente, sull'identità unicamente occidentale dell'Europa. La traduzione del libro di Skovoroda, che è la prima versione integrale che viene data in italiano di un'opera dell'autore ucraino, vale a dire del dialogo Narciso, è stata appunto avviata in questo contesto, in questo progetto di ampliamento della conoscenza della cultura ucraina ed europea orientale in genere. Skovoroda, oltre ad essere appunto uno dei rappresentanti tipici del pantheon culturale ucraino, era un uomo di eccezionali capacità, era un uomo eccezionale, tout court. Spesso la sua vita è stata paragonata a quella di Socrate, la sua figura è stata paragonata a quella di Socrate, o a quella di Diogene, oppure a quella di San Francesco. Egli infatti ha cercato di dare alla sua esistenza una fusione, ha cercato di mostrare tramite la sua esistenza un'unione profonda, intima, una coerenza profonda e intima fra il pensiero e la vita concreta. Direi che Skovoroda è forse stato uno dei pochi filosofi integrali, capaci cioè di dare alla propria vita un tono filosofico integrale. Egli infatti ha vissuto gli ultimi 25 anni della sua esistenza dedicati solo alla meditazione, ed è in questi 25 anni che ha scritto la maggior parte delle opere filosofiche che poi noi abbiamo conosciuto, che ci sono state tramandate. Questa eccezionalità di Skovoroda deriva anche dal fatto che egli appunto era un tipico rappresentante dell'Accademia di Kiev, forse l'ultimo grande rappresentante di questa stagione culturale che per circa 200 anni, 150 anni, ha fatto della città di Kiev appunto un punto centrale della cultura dell'Europa orientale e ha fatto appunto dell'Accademia di Kiev uno di quegli elementi fondamentali di connessione fra civiltà latina e civiltà bizantina, slavo-bizantina, tanto che appunto poi sono stati gli insegnanti provenienti dall'Accademia di Kiev che si sono recati successivamente in Russia e hanno lì fondato le accademie, le università che poi hanno permesso alla cultura russa di modernizzarsi e di svilupparsi nel corso dell'Ottocento e del Novecento. La filosofia di Skovoroda anch'essa è una filosofia di sintesi, è una filosofia che cerca, oltre a manifestare un'unità di pensiero, di azione, di coerenza profonda, mette insieme l'aspetto relativo a quella che possiamo chiamare Atene, cioè la filosofia in senso stretto, che Skovoroda conosceva bene, perché all'Accademia di Kiev gli studi venivano condotti di solito sugli originali latini e anche in parte su quelli greci, e quindi ecco l'unione di Atene con Gerusalemme, l'unione della filosofia laica con i testi biblici, con la cultura religiosa cristiana. Si tratta di una delle filosofie che meglio hanno saputo sintetizzare questi due aspetti, ed è proprio in questo aspetto. E proprio questo aspetto è uno degli aspetti, è uno delle componenti di attualità che il pensiero di Skovoroda riveste.
E poi appunto Skovoroda è espressione, la massima forse espressione di questa unione fra Roma e Bisanzio, fra l'Occidente europeo e l'Oriente europeo, che l'Accademia di Kiev ha rappresentato e che ancora oggi dobbiamo perseguire per i motivi che ho detto finora. Skovoroda è da considerarsi anche il fondatore della filosofia dell'Europa orientale, perché proprio grazie al suo insegnamento, che poi si sono sviluppate, sono fiorite una serie di manifestazioni culturali e letterarie successive nell'Ottocento e nel Novecento, tanto che appunto noi troviamo citato Skovoroda, letto, meditato da parte di importanti autori della cultura sia ucraina che russa. Per esempio Shevchenko, ma anche Dostoevskij, Tolstoi e molti altri. Per quanto riguarda l'opera che abbiamo tradotto insieme a Inna Skakowska, vale a dire Narciso, dialogo appunto sul conoscere se stessi, dobbiamo dire che è un'opera composita, cioè Skovoroda aveva scritto dapprima il dialogo e poi, alla fine della sua vita, come anche sua ultima produzione, prima di morire, aveva anteposto a questo dialogo un prologo, più breve, molto significativo, che è una sorta di testamento filosofico, religioso e personale che lui ha lasciato ai posteri e a noi che adesso ne leggiamo le opere. Nel dialogo, ripeto che era stato composto circa 20 anni prima, Skovoroda presentava un'unione fra la filosofia platonica e l'insegnamento di San Paolo, e cioè portava per mano i propri interlocutori alla consapevolezza che la verità non è materiale e quindi al fatto che bisogna riconoscere se stessi in quanto entità non materiale, in quanto entità spirituali, ideali. E questa conoscenza di noi stessi in quanto entità non materiali, questa conoscenza non materialistica dell'uomo, Skovoroda esplicitamente la collegava alla frase paolina secondo la quale il vero uomo è vero Dio, cioè la scoperta della propria non materialità, della propria immaterialità, è la porta d'ingresso all'incontro con Dio e al riconoscersi come parte di un universo spirituale. Il prologo è stato, dicevo, scritto successivamente e nel prologo viene citato appunto Narciso che poi dà il titolo all'intera opera. Si tratta di un riferimento a questo personaggio della mitologia greca e anche probabilmente pre-greca, che è molto diverso rispetto al significato che a questo personaggio ha dato, per esempio, Freud, che oggi è prevalente. Il narcisismo di Freud è una patologia, è il narcisismo di colui che ama eccessivamente se stesso e non è capace di entrare in correlazione con l'altro. Per una serie di motivi, adesso sarebbe lungo e diciamo non opportuno richiamare, invece Skovoroda vedeva in Narciso tutt'altra figura. Narciso era l'immagine di colui che sa conoscere se stesso, non solo sa amare se stesso in che senso? Non in contrapposizione con gli altri, ma attraverso l'amore di sé, del proprio carattere, del proprio destino, riconosce la propria vocazione e quindi la propria essenza profonda. Questo amore per la propria essenza profonda e per la propria vocazione, appunto, è la scoperta della propria verità, della propria vera umanità e quindi, per Skovoroda, è una premessa fondamentale che ogni uomo deve praticare non solo per essere felice. Quindi, per Skovoroda, la felicità consiste nel amare se stessi. Il proprio destino, il proprio carattere, la propria indole più profonda. Ma oltre che dare felicità, questa importante scoperta ci conduce appunto all'unione mistica con Dio, a quella
divinizzazione, che è uno dei percorsi fondamentali della teologia greco-bizantina e che è abbastanza invece trascurata nella tradizione religiosa latina occidentale. Perciò Skovoroda ci propone anche una teologia del cuore, secondo le famose frasi che sono contenute nel prologo e che molti sanno, molti conoscono, e cioè, dice Skovoroda, ognuno è dove è il suo cuore. Ognuno è dove è il suo cuore. Ognuno è ciò che ha dentro il cuore. Ma aggiunge poi, più avanti, la luce si vede solo se c'è luce negli occhi. A riprova del fatto che è molto difficile, è certo possibile, ma è molto difficile scoprire la verità dall'esterno. La verità è sempre un percorso interiore che si coglie con uno sforzo di autoconsapevolezza. Questo è il grande messaggio del Narciso di Skovoroda, e penso che proprio per questo è valsa la pena tradurlo e renderlo disponibile al lettore italiano come proposta filosofica assai attuale e incidente sulla cultura dei nostri giorni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente.